No, figa, mi sta venendo su Giacomo Leopardi, il cielo cristallino. Sai che me ne frega? Tolgo le mutande e mi sparo una sega. Frank, ma un intro normale una volta ce la facciamo a farla, porca mignotta. A proposito di mignotte, facciamo in fretta che dopo devo fare il gigolo. Va bene, ombre, ma tralasciando le stronzate di Franklin e quello che c'è in testa, infatti cerco di stare più alto così la videocamera viene in Italia, volevo mostrarvi le nostre nuove magliette. Appunto, sono finalmente uscite, sono queste. Io spero vi possano piacere, se volete preordinarla trovate il link sotto in descrizione. E ragazzi, ditemi tra l'altro cosa ne pensate qua sotto nei commenti. E soprattutto ditemi se vi piacerebbe anche una maglietta con Franklin. Oh, porco d***o, c'hai i diritti d'autore. Ma vaffanculo. No, veramente, sono schedato dalla polizia, non so se c'entra qualcosa. Iniziamo sto video, va là che è meglio. Comunque, bella raga, sono Flane, bentornati. Siamo qui oggi, raga, finalmente, con una nuova rampa randomizzata. Era quasi una settimana, forse di più, che non vi portavo una rampa randomizzata. Ragazzi, vi chiedo venia, adesso torneremo costanti. Cercherò di portarvene almeno due a settimana. Comunque, quello che dovremmo fare oggi è questo: prendere la super rampa, finire qua in cima. Dopodiché finiremo questo tubo, prenderemo sta rampa e vincere il veicolo che arriverà più lontano. Raga, ma prima di cominciare vi invito a lasciarmi un bel pollicione in su. Se volete altre rampe randomizzate, commentatemi qua sotto con scritto la rampa spirale, anche perché sarebbe nata come rampa spirale, ma diciamo che gli ho portato qualche modifica per renderla un pochino più figa. Franklin, esci di lì che porca vacca finisce male. Dai, vieni a prendere una boccata d'aria. Figo, me lo faccio dire due volte. Frank, ho detto aria, non fumo. Dai, figo, no, qua sigaretta non fa niente. Cosa numero uno, Franklin, quella sigaretta non è una sigaretta normale. Cosa numero due... Figo, oggi voglio vedere la Vergine delle Stalle. Se non la smetti di fumare quella... No, figa, sento che sta per arrivare qualche team nervoso alla lingua che sei tutta attorcigliata. Ok, tutto a posto. Comunque, ragazzi, tenetevi pronti perché tra poco uscirà anche una serie randomizzata su GTA Online. E prevedo qualcosa di veramente malsano, perché ti devi bloccare per aria. Intanto spugniamo il primo veicolo, raga. Subito, perché? Io non la voglio l'Emperor. Non fa niente, fa schifo, porca troia. Come farò a fare le gare randomizzate online? Raga, non ve lo dico, però sappiate che uscirà una di queste mattine alle 11. Prevedo veramente un qualcosa di insano. Stai in strada, madonna mia come si guida male. Normale, avremo un'idea dove finiranno le cose circa. Non in un posto brutto, non in un posto brutto, non in un posto brutto. Ha fatto un salto di merda. Ti prego, Lando, non venire fuori. Ok, che bello. Raga, quest'oggi utilizzerò tutti i veicoli tranne le moto, anche perché le moto non riesco a usare su queste rampe. Riuscirà questo ad arrivare verso il tubo? Ti prego, I believe I can fly, I believe. Un cazzo. Stavo dicendo, poi io mi interrompo e non si capisce mai nulla. E raga, quest'oggi i veicoli non potranno ripetersi, ovvero quello che farà un veicolo sarà quello. Non potremo vedere due volte la Comet. Girati, no. Ecco raga, altro veicolo che non voglio, lo Speedo, che sicuramente invece mi salterà fuori. Si piazza al momento al primo posto, direte grazie al cazzo. Andiamo con il prossimo veicolo randomizzato, che non sarà una barca, per l'amor di Dio. Dio mio, il coso, il tossico del fattone. Che cazzo, che cazzo si piazza? Oh, vieni via di lì, porca troia, vai, girati, drizzati, perfetto. Ci siamo, è il momento di scrivere la storia con questa sorta di baracchino, che probabilmente non andrebbe bene, cioè te lo rifiuto anche a rotamaio. Comunque, ce la fa? Ce la fa? Non ce la fa. C'è proprio il furgoncino, ma è una gioia questo. Stack, arriva la Franklin che ti spacchi la testa. Comunque vi giuro, finito questo video andrò a cercare se esiste un plugin per Sony Vegas, che è il programma che utilizzo per editare i video, chiamato iCalvo, dove appunto uno riesce a togliersi i capelli e sembrare calvo nei video, in modo che non possiate vedere questo schifo incredibile. Il Barrax è uno dei veicoli migliori, ragazzi. Attenzione, ha fatto veramente tantissima roba. Forse... o no? Attenzione, perché questa, ragazzi, è vero che è una rampa stronza. È una rampa... no, 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 ce la può fare, non cadere. Io credo in te, vai sopra. No, non ce la fa, non ce la fa. Ha vinto la gravità. Franklin, comunque, non per rompere il cazzo, però il paracadute, ecco, ce l'hai. Madonna, sa cosa fa? Abbiamo fatto strike con la macchina. Come on, give me a fucking pagliaccio Freddy. No, attenzione. Un Huntley. Ok, ci sta, raga, questa mi piace. Vai così, arrivaci sopra. Madonna, il pelo. Tra l'altro, nella scorsa rampa randomizzata ha vinto una Tornado. Seconda una Donk, mi sembra. Che tra l'altro la Donk non si è mai vista fare qualcosa di buono. Nello scorso episodio, macchina della Madonna. Vabbè, non mi esprimo, ha fatto una gara di merda questo comunque. Pensavo molto meglio. Dovrebbe essere al momento secondo, se non erro. Next veicolo randomizzato. Una Washington. No, è la Stanier, ok. La Stanier, tra l'altro, vincitrice dell'ultima sfida a bowling, che è tanto che non vi porto. Quindi, ragazzi, se ne volete una, lasciatemelo scritto qua sotto nei commenti. Sono pochi i veicoli che riescono a fare strike. Anche perché, raga, cioè, abbiamo tipo la cosa da bowling, perché non avesse mai visto quella serie, che è lontana 6 km dalla rampa. È difficilissimo centrarli. Ma questa ce l'ha fatta, che poi ne ha tirati giù 2 o 3, non mi ricordo. 2. Oh, arriva prima. Attenzione! Ottima gara per la Stanier, raga. Sta macchina sembra giusto, raga, un baracchino. Invece, niente male. Oh, manpagliaccio! Una macchina del nonno. No, attenzione. Attenzione, raga. La macchina della polizia. Che... non lo so. Figa, che pippava la cocaina. Frank, è neve quella. Appunto, altrimenti avrei detto qualcos'altro. Lasciamo perdere. Vai così. I believe in your ruote, per favore.
Ci sia. Che volo di merda che ha fatto. Minchia, si sia attorcito. No, gira. No, il muso. Ma raga, si gestisce malissimo. Ce la può fare. Cioè, tra tutti i rimbalzi che poteva fare, il più ignorante ha fatto. È arrivata comunque più avanti dell'Emperor. Prossimo veicolo, randomizzato, io ci credo. Pagliaccio. No, la macchina dei Lost MC, una roba del genere. E tra l'altro dovrebbe essere la gang di Brogenzio, perché Brogenzio è un Lost MC. Attenzione, prende la spinta. Stai ferma. Ok, che non andiamo a far casini, eh. Tra l'altro che ho visto il sondaggio dell'altro giorno del tiro alla fune. Cazzo, Afrobob raga ha dominato un'altra volta. Ok, aveva vinto anche nella gara, quindi ci può stare. Non mi sembra stia facendo questa gran roba. Arriva bene, arriva bene. Cosa fai? No. Comunque sempre più avanti dell'Emperor. Prossimo veicolo, randomizzato questa volta. Trattorino tagliaerba. Vabbè, oh, vi ho detto che utilizziamo qualsiasi veicolo oggi. E usiamo anche questo. Girati tranne moto, ovviamente. Vai così, vai così, vai così, vai così. Attenzione, io ci credo. Credo nella sua... Non lo so... falcia erba sotto. Vabbè. Troveremo qualcosa di furbo questa volta. Non la bicicletta, la macchina della polizia. Speriamo possa farci qualcosa di buono, ma... non è che sia così tanto... Cioè, poi non lo so, magari regala emozioni... Ok, storia comunque meno triste della fine del coso. Come si chiama? Del Barrax. Quella è stata veramente tristissima. Che Titanic ha chiesto per favore, tirate via quel pezzone del video, altrimenti Titanic sembra la spesa al Lidl come roba. Vai, 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 vai. Intendo come paragone di emozioni. Attenzione, bellissimo. Bellissimo avvitamento. Passa in testa. Niente male. Poi non ho capito questo modo di... Oh, che cazzo... Oh, cosa cazzo fa col mule? Fermati. Stavo dicendo una roba, ma lasciamo perdere, raga. Prossimo veicolo randomizzato. L'autobotte amica di Lando. Poi se adesso mi esce Lando, no, eh. Ok, attenzione. Lo shafter. Io ci credo. So che questo veicolo può regalarci tanta roba, ma soprattutto spero possa superare l'Emperor, perché per non superare l'Emperor bisogna essere cretini un tot. Attenzione. Girati. Ok. Avremo anche dei veicoli che non beccheranno il tubo sicuramente. Anche perché alcuni, cioè quelli un po' più lenti, ci arrivano al pelo. Però l'altro, ragazzi, se ci spuntasse un mule, riuscirebbe a saltare nel tubo. Non ho idea però che gara ci fa questa. Raga, che gara ci fa questa, attenzione. Ha preso un po' di boost, perché raga, se atterro bene riescono a prendere un po' di velocità e andare avanti. Comunque secondo posto per lei. Niente male. E mi toglie il segnalino davanti, miseria santa. Diventerò scemo adesso. Prossimo veicolo randomizzato. Oh, finalmente un'auto super. Su questa rampa queste macchine dovrebbero essere avvantaggiate, mi sembra. Non lo so, comunque vedete questo ingresso lo fa da dio proprio. Che poi alla fine quello che sperano bene o male tutti i veicoli è che non spawni mai il burrito, altrimenti, oppure il rump, oppure il pagliaccio, altrimenti so cazzi. Vabbè, con il pagliaccio magari meno perché non spawna mai, però il burrito e il rump quando spawnano, ragazzi, si sente. Attenzione. Oh, ottimo slancio, non beccare il coso. Ok, secondo me è stato inculato. L'avvitamento ci sta, però è stato inculato lì in cima. Quarto posto per la Grotta di Turismo R, non male. Prossimo veicolo randomizzato, non il coso. Oh, la macchina del nonno, che non mi ricordo cosa facesse. Magari era campione di briscola, però non mi ricordo. Comunque va bene, la macchina del nonno, ci sta. Attenzione, prendi la spinta, non ti ribalta. No, 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 stai dritta, da brava. Prendi la rampa, ok. Non eccellente, comunque ragazzi, ci sta. Non male, molto meglio comunque di molte macchine. Però non mi sembra arrivi tanto lontano. Devo riuscire a beccare il boss quando atterra. La beccata è al contrario, porca troia. Prossimo veicolo, questa volta sto già prendendo la voce, quindi sarò muto a momenti. No, non la shottare, ok. L'Asia, il veicolo, uno dei più inutili abbiamo visto in qualsiasi cosa, sia nel tiro alla fune, sia nelle rampe. Riuscirò a fare qualcosa quest'oggi? No. E vi dirò, non so manco se mi raggiunge il tubo. Vai così, prendimi il tubo, prendimi il tubo. Molto meglio di altri veicoli, attenzione. Madonna mia, questa macchina cerca di riscattarsi. Per quanto faccia schifo, comunque. Vai così, perfetto, ottima rampa. Ottima rampa, forse anche meglio della macchina del nonno. Madonna, se vola. Oh, non è che mi... Oh, ma arriva prima questa, o no? No, perché finisce sul tetto, quindi viene frenata. Ci sta, raga... Oh no, un attimo. Raga, è caduta come una pera. Cioè, ha fatto tutto benissimo, no? Poi piombata di sasso. Prossimo veicolo, randomizzato. No, niente, cosa fa? Staccati, dico, maledizione. Fermati un attimo. Torna qua in cima e cerchiamo di fare le cose. Che macchina è questa? Secondo me, porca vacca, ha preso una centrifugata tale che gli si sono rincitrulliti tutti i cavalli qua dentro. Vai così. Salto perfetto. Attenzione, vai così che ce la fai, ce la fa, ce la... No, 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 girati! Ah, sad story... For this macchina. Prossimo veicolo, questa volta basta biciclette. Attenzione, una Sabre Turbo. Non so perché, raga, la Sabre Turbo mi fa delle volte delle stronzate apocalittiche. Vai così che ce la fai. Girati, non beccare. Ok, ci sta. Se mi prende bene la rampa può seriamente fare i miracoli. Attenzione, ingresso nella rampa piuttosto turbolento, con sbattuta contro il coso, il quello lì. Non mi viene il nome, comunque quello. Attenzione. Oh, no. Allora dovremmo fare in modo che gli diamo subito giù il culo, così prende il boost. Come una pera proprio. Ho detto, cerco di dargli il boost inchiodata. Andiamo col prossimo veicolo. Questa volta io ci credo. Mi salterà fuori qualcosa di figo? No. Cioè no. La Cognoscenti, ragazzi, ci sta. Cognoscenti Cabrio.
Va bene, allora, io ci credo, la Cognoscente è una gran macchina. Insomma, adesso l'ho tirata, non ce la fa, o ce la fa? No, che brutta roba che sta facendo. No, ce la fa la grande, raga, di brutto proprio. Vai così, prendi bene, fammi almeno i 100 rari. Ok, 110 non è male, abbiamo visto finora. Quindi, raga, io ci credo. Se mi atterra bene con le ruote dietro, vai. Vedi che mi calma. Come on, man, come on, give me a clown. Are you crazy? What's this? Comunque, raga, attenzione, oggi l'ho detto anche poco, eh. O forse magari l'ho detto 5000 volte e non me ne rendo conto. Non lo so, ma girati, no, no, no e no. Vabbè, l'importante è che non mi scivoli di sotto. 37, 30... 119 ha preso questa addirittura. No, non mi fare delle stronzate che hai preso uno slancio bellissimo. Non mi fare delle stronzate. Cosa fa? Perché? Ma dai, ma stai dritta. Porca dai che ci stava. Ha fatto tutto perfetto. Ma è prima? Seconda pari merito. Comunque ragazzi, sta quest'oggi nessun veicolo d'impatto, nessun coso, nessun burrito, nessun rumpo Franklin. Un po' di rispetto per le macchine degli altri. Avremo qualcosa di figo questa volta? Non ci credo neanche un po'. Attenzione, l'Obey Tailgater. Ok, a parte che non mi è mai spawnato. Quest'oggi raga, dei gran veicoli che di solito non mi spawnano. Quindi tanta roba. Cosa fa? Dove va? Dove va? Cazzo, ma il buco è grosso così, santa miseria. Oh, ma una roba tipo un mule, no? Un... come cavolo si chiama quell'altro? Il beef commerciali, no. Basta moto. Ok, perché qualcosa mi dice che questa macchina andrà a finire male. Cioè, non lo so, giusto questo presentimento. Quella di prima è andata veramente uno schifo. Questa riuscirà almeno a centrare il buco? Non lo so, però finora le macchine che non hanno centrato il buco sono poche. Mi sembra siano giusto tre. No, drizzati, ok, stai sopra, ok, ci siamo. Veloce, focalizza la rampa e cerca di prenderla in modo cristico. 109, non benissimo, comunque neanche malissimo. Ci sta, 109, abbiamo visto che meno male. Se becca il boost bene comunque quando a terra, raga, arriva avanti, Vai così, attenzione. Ce l'ha fatta, ecco, questo dicevo io. Che a terra prende il boss della spinta, del volo e va avanti. Non so quanto si vada a piazzare, ma... addirittura primo posto? O ci scommettete che non mi spunta mai? No, sto per dire un carro armato nel tiro alla fune, invece no, la Picador. Questa è proprio una macchina che salta fuori 50 volte. E fa anche schifo, ma io ci credo. So che con questa macchina possiamo seriamente intanto centrare il buco, quindi girati, girati, girati. Ok. Non ci credo un cazzo, questa finisce veramente male, a meno che non mi prenda... No, neanche, finisce col tetto, non si gira... Un attimo, perché io dico le cose, poi succede il contrario. Fatemi vedere un attimo quanto è arrivata sta macchina. Non benissimo, comunque, ragazzi, se fosse atterrata bene, questa mi arrivava addirittura prima per come è atterrata. Prossimo veicolo, cose strane oggi. Attenzione! Il veicolo che vuole farci dimenticare il burrito, cercando di diventare il best furgoni de classe. Ce la farà? No, perché fa schifo. Cioè, si guida abbastanza male e girati. È magari troppo basso. Se mi arrivi almeno ai 120 ce la fai. 94, questo la fa la fine della Picador, secondo me. Vai così, bisogna riuscire a beccare il boss sull'atterraggio. Se ce la fa, vai. No, dove sta? Dove va? Dove va? Dove sta andando? Ma che cazzo fa? E addirittura becca il boss al contrario. Vabbè, lasciamo perdere. Riusciremo comunque quest'oggi a vedere l'epica sfida burrito rumpo? Non lo so, nella scorsa mi sembra abbia vinto il burrito, ma per un fatto appunto di rampa strana. Tra l'altro è ignorantissimo guidare il caddy con il casco da moto, ma va bene uguale. Riuscirà ad arrivare al buco? Non lo so, io ci credo, caddy, ce la puoi fare. Porca troia. Raga, ma i tempi sono maturi, io ci credo. Burrito. No, raga, il mule. Ma i Baitsu mule commerciali. Che si guida in un modo un po' strano, però ragazzi, I believe in this mule. Io so che il mule può fare cose gagliarde. Tra l'altro riuscirà ad arrivare con cima subito. Non pensavo, pensavo si fermasse in salto come il Barrax, ma no, il mule, raga, quest'oggi vuole mostrarci come si fa ad arrivare in testa. Intanto cerchiamo di beccare sta rampa, che vedo che sta facendo una fatica incredibile. Vai così, madonna santa che brutto salto. 80 km/h ha beccato sulla rampa. Questo vuol dire solo una roba, questo mi arriva bene o male dove è arrivata l'Emperor. Peccato, raga, non ha avuto abbastanza spazio per accelerare. Comunque, ecco, speravo nel boss appunto, che se, raga, se prende il boss questo non si ferma più. Così non è stato, peccato. Raga, qual è un altro veicolo schifoso che ci spunta sempre? Questo fa schifo, esempio. Probabilmente manco mi arriva nel buco. Adesso l'ho detto, arriva prima. Quanto ci volete scommettere? Attenzione, no, non ci arriva. Non ci arriva, godo, affanculo. Porca troia, macchina di merda, vieni fuori. Prossimo veicolo randomizzato, io ci credo, modello invalido. Un X80 Proto. Abbiamo visto che le auto super in questa gara, raga, sono scomode. A modo, che non mi finisce fuori subito. Riuscirà questa a vincere? Non lo so, ma è molto molto probabile. Cerca di atterrare bene. Addirittura sbatte con il tettuccio sopra. Questa cosa, ragazzi, è molto molto rassicurante per sta macchina. A quanto riuscirà a prendermi la rampa? Attenzione, ho letto 118-119. Ha fatto più o meno della massacro. La massacro quanto ha fatto? Mi sembra 119. Se atterriamo bene, riusciamo a prendere il boost. Questa, raga, parte, non si ferma più. Ce la farà, attenzione. Sì, ce l'ha fatta. E poi non ho capito bene, bisogna atterrare prima con il culo. Fatemi controllare, ma secondo me, raga, prima con un distacco pazzesco alla seconda. Troveremo qualche veicolo che farà meglio dell'X80 Proto, non lo so, però intanto abbiamo la Tyrus. Porca troia, che poi non è male come macchina, è che si guida da schifo. Stai in strada, maledizione.
se mi finisci fuori adesso ti do una testata. Attenzione, prendiamo sta ramp che arrivi nel buco, è palese. Questo è anche bene, potrebbe arrivare in testa. Cioè, se si guida come la guido di solito online, no. Però attenzione, 114, e ha preso uno slancio piuttosto brutto, che poi questa rampa sarebbe fatta per volare avanti e a sinistra. Vediamo un attimo cosa ci fa questa macchina, ma secondo me finisce malissimo. Decisamente male. Dai, oh, basta scherzi, un burrito, un rumpo. No, ancora, basta questa, non la voglio, mi ha rotto le palle. Un altro veicolo, la macchina del nonno. Quello che aveva precedenti penali per aver utilizzato il doppio mazzo a briscola, non lo so. Comunque, ingresso ottimo per lei. Cioè, insomma, ok, un po' acciaccata, ma riuscirà a fare qualcosa. L'importante è che non mi finisci di sotto. Prendiamo bene, vai, vai, io ci credo. 103, non benissimo. Però, ragazzi, atterra bene, sappiamo che, insomma... È difficile atterrare bene, perché devo dire che è veramente complicato. Se la farà, non lo so. Comunque ho visto veicoli atterrare molto meglio. Ma bando alle ciance! No, burri. Allora, è una conoscenti, ma è diversa da quella di prima, quindi possiamo usarla. Ho già avuto due tipi o tre di conoscenti, non lo so. Ce la fa... Sì, madonna. E niente, furgone... No, 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 girati. Non ci credo. Ma nulla è perduto, raga, lo sappiamo. E questa volta abbiamo una Grotti bestia. Riuscirà a superare l'X80 Pro? In teoria sì. In pratica, I don't know. Because anche la conoscente doveva far bene, ma è finita giù dal buco. Dipende come atterrano. Madonna santa, che roba. Secondo me no, perché l'X80 Pro ha beccato col tettuccio la parte superiore del tubo. Questa no, quindi non ho idea. Vai così, attenzione, prende la spinta. 119 anche questa. Riuscirà a passare in testa? Non lo so, dipende tutto da come appunto atterra. Peccato il boost al contrario. Finita come la macchina del nonno, uguale. Ok che si fanno desiderare tutto, ma temo che quest'oggi sia una gara burrito e rumpo free. Cioè, una roba del genere. Abbiamo il Baller. Con questo veicolo io so che potremo semplicemente finire di sotto. Tre volte dico che va bene, poi finisce di sotto. No, stai dritta. Se una finisce col tettuccio di sotto, in quel saltino lì, si devasta. Volo di merda. Potrà fare qualcosa? No. Neanche con un salto buono. Beh, magari con un po' di spinta. Ma va sulla aiuola. No, ok, però di poco. Oh figa, ma questo non mi doveva del fumo. Ma che ne so, Franklin, lascialo stare. Non me lo può mollare, per favore? Ecco, grazie mille. No, raga, comunque, seriamente, potremmo vedere per la prima volta su... Non lo so quante rampe ho fatto, 30 finora, ne ho fatte tantissime. Per la prima volta una X80 Proto vincere. No, non ho fatto 30 rampe, ne ho fatte molte meno. Comunque, attenzione, prendi così, ce la puoi fare. Ce la puoi fare, questo catorce di macchina normalmente fa schifo, quindi non vedo come possa farcela. Ci credo abbastanza poco, diciamo. Però 110 li ha presi, raga, attenzione. Però normalmente è leggera. Ho detto 50.000 volte però, raga, perché questa macchina è piena di però, di mai e di forse. Però chi lo sa. Basta questo però. Vai così, atterra bene. Adesso. Oh, attenzione. Attenzione. Forse, basta dire attenzione. Oh, raga, forse c'è il secondo posto. Forse c'è il secondo posto, ragazzi, è presa il secondo posto sta macchina del cavolo. Come ha fatto non lo so. Fatto sta che l'X80 Proto rimane al momento imbattuta. E lo so che è arrivato il momento del rumpo, vero? No, il coso, il SUV dello sceriffo. Signor sceriffo, tiri fuori le palle e si dimostri capace di riuscire a battere un X80 Proto. Anche se probabilmente non ce la farà mai, però. Però raga, lo sprint è quello giusto. Attenzione, commentatemi qua sotto, ho scritto lo sceriffo, se anche voi credete che questo sceriffo possa fare la differenza in questa gara. Io ci credo, signor sceriffo, io ci credo. Dove cazzo sta andando, porca troia? No, deve andare, oh, madonna santa. Prendimi bene il boost. L'ha preso, su questo non ci piove. No, seriamente, ma un pagliaccio, da quant'è che non ci spawna? Ragazzi, saranno due secoli, attenzione. Ragazzi, è arrivato. Raga, è arrivato, come suo solito, attende la fine della gara per riprendersi il primo posto del classe burrito furgoni, il burrito dello scarafaggiaio, insomma, del disinfestatore, di quello lì. E raga, cioè, tra l'altro è uscito anche nel tiro alla fune, quindi il burrito sta diventando onnipresente. Uno dei veicoli più vincenti, e per chi si chiedesse come cazzo fa a essere burrito così, non ne ho idea. Guardate che accelerazione che hanno, sono paurosi, io non so il motivo, ma sono mostruosi. Porca puttana, frena, che mi vola fuori. Selvaggio il burrito. Conoscendo il burrito mi prenderà questa rampa di 130. No, ha fatto 112, ci ha fatto anche meno degli altri. Forse c'è la disfatta del burrito. Magari l'X80 Pro è realmente il veicolo migliore per questa rampa. Porca vacca, mi sono schiacciato un piede. Non chiedetemi come ho fatto, comunque me lo sono schiacciato. Oh, attenzione. No, non posso credere a sta cosa. Un attimo. A parte che ha beccato la pianta e si è fermato per quello, ma... Niente da fare, raga, ha vinto il burrito anche stavolta. Cioè, ha vinto, nel senso, è il primo posto, come è arrivato primo però, di pochissimo. Batte l'X80 Proto, se non ci fosse stato l'albero probabilmente sarebbe arrivato ancora più avanti. Cioè, siamo passati da dire, riusciremo a vedere un veicolo battere l'X80 Proto a
vincerà il burrito anche questa volta, perché sì, è probabile, visto che il burrito, il 90% delle gare che appunto fa le vince, cioè no, il 90% proprio no, però l'80% ad esempio, la volta scorsa è arrivato terzo. Però raga, non si può mai sapere. Questo baracchino comunque non è male, perché mi sembra sia abbastanza buono. Una veramente spinta orribile, 93 ha preso. Però abbiamo visto che se atterriamo bene, raga, possono seriamente far danni. Attenzione, ce la farà. In teoria io devo andare avanti così, no? Prendere la spinta così, poi dargli dietro col culo subito. Esatto, devo lasciare un leggero impenno. Porca troia, ho beccato il muretto, altrimenti raga chissà dove sarebbe finito. Ma raga, siamo ormai agli sgoccioli. Io so che può uscirci qualcosa di figo. Ancora, però non è quella di prima, è quella un po' più, insomma, è un po' più, diciamo, è quella light, questa qua di macchina della polizia. Ce la farà lo stesso a battere il coso? No, fermati, no, un attimo, un secondo, fermati. Maledizione, fermati, che qua succede un casino. Girati dall'altra parte, così, perfetto, piano, ok, vai. Attenzione, 94 rari, che schifo. E di fatto ha fatto una grande merda, così poi giriamo. No, ecco, se non lo fai in tempo ti becchi il boss al contrario, ma va bene. La roba buona, no, il caddy l'ha già avuto. Attenzione, il rebel arrugginito. Questo non manca mai nelle rampe, anche se era un po' che non l'avevamo. Quindi io ci credo in questo sogno chiamato ruggine. Oh, I believe I can fly, I believe I can touch the sky, raga, guardate sta roba. Cioè, tutto perfetto, no? Poi alla fine a terra in questo modo. Ragazzi, siamo, penultimo veicolo, attenzione. La macchina Muscle del nonno che faceva le cose nei locali dove, ecco, quelli lì, comunque si è capito. Ce la fa, madonna mia che sprint che è questa. Ce la farà, raga, io me lo sento, questa macchina può battere il burrito. Sto zitto che porca miseria mi finisce di sotto in retromarcia. Riuscirà a prendere la rampa a una velocità cristica? Non lo so, 110 mi sembra di aver letto. Non male, e poi siamo a terra, no, ecco, stai dritta. Io dovrei tipo, raga, atterrare di punta, no? Così prende sempre più velocità, poi all'ultimo impenno, no, girati, girati, ok, ce l'ho fatta. Sì, però non è stata abbastanza. Dai, oh figa, adesso ho già tempo, scordiamo dopo, la tariffa resta quella. Ma cosa cazzo. E siamo arrivati, raga, con l'ultimo veicolo di oggi. No, questo l'ho già avuto, mi sembra. Un altro veicolo, ragazzi, attenzione. Grotti, carbonizzare. Io ci credo, lei mi può... Madonna che accelerazione che ha avuto. Fantastica sta macchina, tanto mi spuna veramente poco, però veramente ottima frena. Piano, ok. Penso sia l'ultima occasione per le auto sportive di portarla a casa. Attenzione, 130 orari sulla rampa. Madonna, raga, cosa ha fatto questa macchina? Però mi finisce male, secondo me, perché va contro il coso qua. Cosa ha fatto questa macchina? Terrami bene. Raga, attenzione. Forse pareggio col burrito. Non lo so, raga, guardate cosa ha fatto sta macchina. Non so, secondo me, raga, ha vinto. Secondo me, raga, ha vinto, perché, come vedete, è leggermente più alta. Questa gara la vince l'ultima, la carbonizzare. E se la prendono le auto super, prima la carbonizzare, secondo de classe burrito furgoni, e terza la Grotti X80 Proto. Raga, non so cosa dire, ci mancava solo il pagliaccio per, insomma, rendere questa rampa ancora più epica. Dai, oh figa, fammi vedere se c'è il tipo da cui compravo il fumo qualche anno fa che magari lo saluto. Comunque, ombre, arrivati a questo punto direi che possiamo terminare qui questo video. Spero che vi sia piaciuto, se così fosse vi lasciamo un bel pollicione, un commentino. Trovate tutti i social sotto in descrizione, come al solito. E che dire, qui da Flenda, quell'imbecille di Franklin. Sì, imbecille ma imprenditore, adesso infatti vado a scopare per soldi.